dolcetti consapevoli per tutti. Non so se lo sapete, ma questa è tipo la quarta iniziativa, non ad Halloween, però in generale molto divertente che ho. La prima è stata per Natale 2 anni fa. Era il calendario dell'avvento della fondazione perché ci portava proprio giusti alla fondazione, prima fondazione del 2022 e ha creato davvero una meraviglia e in realtà è ancora disponibile su Facebook. Quindi in quella iniziativa in realtà prendevo argomento per argomento che si trova nella fondazione e davo degli accenni oltre che anche strumenti con cui facilitare ogni area della propria vita. In realtà è questo lo scopo della fondazione, è ovvio, è molto intensa, molto più approfondita e molto personalizzata sulle persone che partecipano. La fondazione è una classe che io adoro, mi ha cambiato interamente la vita e insomma parlarne è ben poco rispetto a quello che è. E adoro tenerla, adoro facilitarla. E anche questa iniziativa in realtà finirà proprio prima di una fondazione, quindi ve la metto nel vostro mondo, quale contributo potrebbe essere questa fondazione che parte la prossima settimana, di giovedì. Detto questo, eccovi qua, siamo un pochino più in tanti, più numerosi. Mamma mi dice, wow, che bel cappellino di maga moderna. Sì, vi ricordo il motivo per cui questa iniziativa si chiama I dolcetti consapevoli di maga moderna. È proprio perché Maga Moderna è il nome del mio podcast su Spotify con gli strumenti di Access Consciousness. Ve lo suggerisco, è gratuito, è ricco ed è divertente e potenziante. Insomma, tutti ingredienti fantastici. Se avessi un calderone, aggiungerei proprio questi ingredienti. Detto questo, eccoci alla puntata di oggi. Tema di Halloween, quale argomento più geniale e meraviglioso e contributivo che parlare delle entità. Eccoci qua. Un argomento tanto mistificato, tanto reso sbagliato, quanto magico. Per me è stato un argomento che temevo, tant'è che alla mia prima vera cioè alla prima fondazione c'era un po' di argomento dell'entità e tremavo solo all'idea di essere facilitata riguardo all'entità. Avevo tante resistenze, tanta paura, tanto spavento, mi sarei piuttosto nascosta sotto un sasso. Se anche a voi capita questa sensazione quando si parla dell'entità, sappiate che non è il modo più funzionale per affrontare questo argomento. Come in realtà non è un modo funzionale per affrontare nessun argomento in generale. Se avete paura di qualcosa, e magari toccheremo anche l'argomento della paura oggi, in realtà vi state facendo un grosso sfavore. State letteralmente mettendo un bastone fra le ruote della vostra bici, ovvero sia vostra vita. Vi state depotenziando ampiamente. Ogni cosa verso cui avete paura, avversione, resistenza o verso cui andate in reazione, in realtà ha un grosso potere su di voi. E ovunque avete fatto e siete stati questo, distruggiamo e screiamo tutto? Grazie, giusto o sbagliato, bene o male, poi un po' che noi shorts, ways, pods and beyond. Per chi non lo sapesse, questa è la frase di pulizia di Access Consciousness che agisce come una spugna nel cancellare, dissipare, eliminare tutte le resistenze, le bugie o l'inconsapevolezza legata all'argomento di cui si sta parlando. E comunque metterò nel mio sito, in realtà trovate, qui avete nella descrizione anche il mio sito, trovate un articolo proprio dove ne parlo più approfonditamente. Il blog, l'articolo si chiama La bacchetta magica, perché è stato così che mi è stata presentata quando l'ho conosciuta all'età di 15 anni, quindi è proprio un bell'articolo e al di là il fatto che la frase di poesia è straordinaria. Quindi, detto questo, verso cosa avete così tanta paura? Cos'è che vi spaventa, che in realtà vi controlla? E ovunque andate nella paura, nella reazione, nella resistenza, piuttosto che
nell'allowance, nelle barriere giù, è nel totale vostro potere. Volete per forza distruggere e screare tutto? Giusto, sbagliato, bene o male, poi un po' te noi shorts poi spazi. Per fortuna in qualche modo la mia storia si è svolta oltre la paura, cioè mentre ero terrorizzata, però sono andata avanti e ho detto ok, ho questa cosa con l'entità, questa paura, questa strana energia, ok, voglio approfondire. Ed andando avanti ho scoperto che non ero sbagliata per il modo in cui percepivo l'entità o per il fatto che fossi percettiva di entità. E qui si apre un grosso ventaglio di possibilità. Tante delle persone che approfondiscono questo argomento in realtà sono in qualche modo percettive di identità, vogliono semplicemente avere più strumenti per gestire la propria consapevolezza o per facilitare il proprio sapere e l'interazione con le entità e con il mondo degli spiriti, il che è davvero affascinante da guardare perché vedo persone davvero che fanno tutto subito, sono super facilitate, dico porca paletta, che dono, avere il dono di per sé, avere anche la facilitazione che si ha con questi strumenti riguardo al mondo degli spiriti. E allo stesso tempo ci sono anche persone che ne sono terrorizzate, come lo ero io, e che sono ampiamente depotenziate nel modo in cui vivono la propria vita, che si tratti di entità oppure no. Per me avere a che fare con l'entità è stato un po' un alibi per in realtà potenziarmi in tutte le aree della mia vita. Ero solita essere in balia di chiunque e dare il mio potere a chiunque. Tutti sapevano più di me, tutti erano più bravi di me, tutti erano più in gamba di me, io no, io non lo ero. Almeno non consideravo di esserlo, di essere in gamba, capace, potente, intelligente o brava in qualcosa. Non so se vi è mai capitato, di norma gli umanoidi si rendono sbagliati per tutto. E per gli umanoidi intendo persone super creative, percettive e empatiche. Tutte quelle persone che in realtà percepiscono tutto di tutti e addirittura si rendono sbagliati per questo. Se rientrate in questa categoria, siete tipo nel club giusto. E allo stesso tempo, quale capacità essere così sensitivi, percettivi, empatici, sensibili, come potreste usarlo al vostro vantaggio? Per me parlare con entità è stato un alibi proprio per spingermi a riacquistare e rivendicare il mio potere, la mia capacità, il mio sapere e andare a spada tratta nella creazione della mia vita. E allo stesso tempo ho molti più amicizie adesso perché ho tolto la barriera di separazione tra me, tra la mia vita e il mondo degli spiriti. Anche perché il mondo degli spiriti è reale e non ci si può fare niente, nel senso fico, come sarebbe se fosse una benedizione, in realtà, pur in tanti la vivano come una maledizione, è davvero un arricchimento personale, professionale, di vita e del nostro vivere in generale. Quanta più creazione, magia e possibilità potreste aggiungere alla vostra vita ricevendo il contributo e la presenza che le entità sono. E come sarebbe non nascondervi più dietro la paura? La paura non funziona. Ciao Mari, Laura dice, sì, proprio così anche per me. Lo so bene. Non a caso a Verona ci vedremo per la classe entità questo fine settimana. Questo perché la paura, non so se avete sentito già, in Access se ne parla tanto e la si indica come un impianto distrattore. Cos'è un impianto distrattore? Qualcosa che ti distrae da qualcosa. Ti distrae dalla vita, ti distrae dall'essere presente, ti distrae semplicemente anche dal tuo divertimento. Ti distrae semplicemente da quello che in realtà potresti creare. E ci sono questi impianti distrattori che salgono automaticamente in superficie, ci accecano e non sappiamo più dove andare. Un po' come andare in autostrada e all'improvviso nella macchina
Se vediamo un'ape e tutto a un tratto non siamo più presenti con la strada, cerchiamo di scacciare via l'ape o la mosca o no, la vespa è più cattiva. E quindi ci sbandiamo o semplicemente sbagliamo strada, non giriamo dove dovremmo girare e quindi siamo ampiamente distratti da quello che stiamo facendo. La paura è uno degli impianti distrattori perché effettivamente ci acceca davanti a... Ci acceca e non vediamo più quello che abbiamo davanti. È proprio eclatante, come se qualcosa scattasse, venisse premuto un pulsante e puntualmente sei accecato e ti viene voglia di nasconderti. Un'altra cosa che viene approfondita nella classe parlare con l'entità, soprattutto all'inizio, è proprio togliere di mezzo la paura, che in realtà ci acceca dal percepire con facilità e chiarezza l'entità. Allo stesso tempo, la paura nasconde sempre, 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 sempre qualcos'altro. E questo qualcos'altro in alcuni casi può essere eccitazione, perché anche fisicamente la paura e l'eccitazione scatenano gli stessi ormoni. Non lo so se sapete questo, però sì, è fighissimo il cortisolo. E appena c'è qualcosa di figo che si sta per presentare alla nostra vita, la tendenza è di avvertire quel senso di paura, ma molto spesso non è paura, è eccitazione verso quella determinata cosa che stiamo per vivere. Che si tratti di vacanza, che si tratti di un primo appuntamento, che si tratti del primo giorno al lavoro, del primo giorno di scuola, eccetera, eccetera. Se lo prendiamo come paura, vivremo in balia della paura, che in realtà non c'era neanche in principio. Se la riconosciamo come eccitazione, avremo modo di usarla a nostro vantaggio, questa energia, e creare grazie a questa energia. Detto questo, nel manuale Parlare con l'entità, dico questa breve cosa, la paura nasconde sempre, sempre, come dicevo prima, sempre, 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 la potenza, il potere. Ok? Quindi ogni volta che vi scatta la paura, in realtà quando avete paura di qualcosa è come se offriste in dono il vostro potere a quel qualcos'altro, quel qualcun altro. Ok? Mentre in realtà è un modo semplicemente per evitare di sapere, per evitare di essere il proprio potere, per evitare di essere presenti. Quindi, quando vi parte la paura verso una persona, verso un qualcosa, verso essere intimoriti o vi viene voglia di nascondervi, fermatevi, fate pod un po' ovunque state andando in reazione e chiedetevi quale potere ho qui che non sto riconoscendo e cosa ci vorrebbe per rivendicarlo. Come sarebbe se io fossi quello più potente in questa stanza? Non a caso la gente potente, no, i potenti, intimoriscono di gran lunga con la loro presenza. E se vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio, ero praticamente impaurita da chiunque. Chiunque mi metteva allo sbaraglio. Quindi a chi o cosa stavo dando il mio potere? Praticamente a tutti. Era una svendita costante del mio potere. Detto questo, vi invito a considerare cosa rende un potente potente. E riguardo a questo ne ho parlato nell'ultima puntata su Spotify di Maga Moderna, che si chiama proprio Sei attivo o passivo? chissà se c'è qualcosa di malizioso qui oppure no, lo vedremo. Comunque, a parte questo, sì, ne ho parlato anche di fantasmi in una delle puntate di Maga Moderna che si chiama Esistono i fantasmi? Quindi vi do dei riferimenti sulle puntate che potreste approfondire su Spotify, così che abbiate ulteriormente modo di approfondire questo argomento. Detto questo, mi chiedo, sì, cosa ci vorrebbe perché voi foste gli esseri potenti più potenti di quella stanza? Foste gli esseri più potenti della vostra famiglia? O del vostro posto di lavoro, o delle vostre relazioni. Cosa ci vorrebbe perché voi foste quelli che intimoriscono? E praticamente più acquisirete il vostro potere, più la gente, tra virgolette, che usa la paura si sentirà a disagio o si sentirà di tagliarla, cioè tipo darsela a gambe, semplicemente perché voi siete potenti e loro non si permettono di esserlo. In realtà questo può essere uno spunto e un potenziamento verso le altre persone, perché da una parte alcuni semplicemente se ne andranno, tipo, oh mio Dio, è spaventoso, mi intimorisce, e altri dicono, wow, cos'è lei che potrei essere anch'io? Ogni volta che c'è una resistenza o ammiro qualcuno, dico, wow, cos'è lei o cos'è lui che
potrei essere anch'io, che mi crea questo che potrei essere anch'io. Quale energia è lei che potrei essere anch'io? Che se lo fossi cambierebbe totalmente questa dinamica. Una di queste persone era per me la fondatrice Shannon O'Hara di Parlare con l'Entità. E per chi la conosce, cioè riconosce in lei il potere, si vede che è una potenza che è se stessa al 100%. E all'epoca, quando l'ho conosciuta, ero tanto intimorita, cioè vederla anche tipo non sapevo com'era essere nel mio spazio quando c'era lei nei pressi. E in questi anni ovviamente ci ho lavorato su. E cosa è successo? Che mi sono accorta questo luglio a Parigi, quando l'ho rivista, che questa cosa era cambiata. Non ero più intimorita da lei. E allo stesso tempo ho riconosciuto. Anzi, ho iniziato a riceverla. Potremmo parlare di questo per un'eternità e magari sarà l'argomento per domani. Ho iniziato a riceverla. Ho riconosciuto di essere in questo arco di tempo, per fortuna, potente anch'io, tanto da non metterla più sul piedistallo. E allo stesso tempo, grazie al fatto che non la mettevo più sul piedistallo, ho iniziato a ricevere il contributo che lei è ancora più in profondità di quanto non l'avessi mai ricevuta. E wow, interessante che questo argomento sia venuto su. Vi ringrazio, l'energia va dove deve andare. Invito anche voi a guardare cos'è che vi intimorisce. Potreste dire, ah, le cose brutte mi intimoriscono. Ah, non proprio, cioè sì, ma queste sono cacchette rispetto alle cose che veramente vi intimoriscono. Possono essere anche avere tanti soldi o avere a che fare con determinate persone che ritenete grandi o potenti o straordinarie. Vi invito a usare quello che ho usato io, nel senso, sì, lavorare su ovunque vi depotenziate, ovunque togliete il vostro potere, e in questo le classi parlare con l'entità possono essere un ottimo alibi per approfondire anche questo argomento. E allo stesso tempo, potenziandovi, riuscirete a ricevere finalmente il contributo delle persone verso cui avevate paura, che in realtà vi facevano paura semplicemente perché voi vi depotenziavate alla grande. Quindi, quale energia sono quelle persone che potreste essere anche voi, che se lo foste, vi permetterebbe di cambiare interamente quella situazione, sensazione e percezione, allo stesso tempo vi permetterà di ricevere tutto il contributo che quella persona, quell'essere, quell'entità, quella situazione è per voi che non avete mai considerato. Cos'altro è possibile, ragazzi? Come può essere di così? Come sarebbe se questo fosse l'Halloween più eccitante di sempre? Andate a divertirvi. E se desiderate approfondire questo argomento, il 3 di sera, 3 novembre di sera, terrò una classe introduttiva di parlare con l'entità di 2 ore in cui parleremo approfonditamente delle entità, come gestirle, la paura che si ha in merito e tante altre cose anche in base alle vostre domande. Per poi proseguire, si tiene sia online che a Verona, quindi se siete nei pressi di Verona siete i benvenuti. Un'altra cosa è che sabato e domenica proseguiremo con la classe Inizio di parlare con l'entità, in cui si ha un manuale, è davvero bellissimo tutto quello che si approfondisce in queste 2 giornate. Ripeto, a me ha cambiato la vita e nell'arco della mia esperienza facilitando le persone ha cambiato anche la loro. Quindi quale cambiamento grandioso potete scegliere per la vostra vita? Ancor più a Verona, ricalibrazione. A Verona, una città magica e super romantica. E buon cibo, che non guasta mai. Vi invito a esserci, ragazzi, cos'altro è possibile. Intanto noi ci vediamo domani alle 18 con una nuova puntata di I dolcetti consapevoli di Maga Moderna. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, cioè, perdonatemi, fino a che non ve l'ho detto prima. Fino a domani alle 12 ho in promozione tutte le mie sessioni individuali, quindi da facilitazioni verbali, facilitazioni con l'entità, bars, facial, qualunque cosa che io abbia come sessione è in promozione al 20% in meno. Quindi
potete approfittarne e anche questo è presente nel mio sito, nello shop, quindi andate lì a dare una scorpacciata e scegliete quello che è più leggero per voi. Questo vale solo fino alle 12 di domani, quindi cogliete l'attimo. Carpe diem! Detto questo, ragazzi, grazie di essere stati con me e cos'altro è possibile? Nel vederci domani. Per qualsiasi cosa scrivetemi in privato. Ciao ragazzi e grazie entità.